Mediterraneo da reinventare. È il titolo del primo dossier 2022 di Missione Oggi, che prova a guardare al Mediterraneo con occhi nuovi, liberi dagli stereotipi del Mare Nostrum, oasi di pace, incontro di civiltà. Infatti, se vogliamo costruire davvero una comunità mediterranea, dobbiamo guardare al Mediterraneo come uno spazio multidimensionale, non da una sponda sola, consapevoli di ciò che ci accomuna, ma anche di ciò che ci divide. Per questo il dossier guarda anzitutto a chi si affaccia nel Mediterraneo, anche se geograficamente e culturalmente non vi appartiene, ai conflitti e agli interessi che contrappongono stati, comunità, popoli e territori diversi. Come sempre in questi scenari, le armi giocano un ruolo importante, anche se non esclusivo. Tanto più che i paesi mediterranei fabbricano e commerciano tra loro strumenti di morte. Il dossier guarda al Mediterraneo anche come spazio economico importante, aperto alla globalizzazione, e si chiede qual è il suo ruolo nell'economia mondiale. Inoltre riflette sul suo ambiente, in radicale trasformazione. Infatti, la sua particolare collocazione e natura ne fanno uno degli attori del cambiamento climatico globale, anche se ancora non ne abbiamo chiara consapevolezza. Per di più, le sue acque e le sue coste sono diventate sempre più negli ultimi decenni cimiteri aperti, anche se incustoditi dalla pietà. Le tre religioni monoteiste hanno nel Mediterraneo i loro luoghi simbolici, ma non sono sempre fonti di comunione spirituale. Anzi, i fondamentalismi di ogni bordo cercano di opporre tra loro le comunità spirituali. Per cui il dossier si chiede: quale teologia può venire dal Mediterraneo per ricomporne le tante fratture? Infine, di fronte alla crisi dei sistemi politici e dei partiti, alla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali che pur con diversa intensità caratterizzano tutto il Mediterraneo, il dossier riflette sul ruolo della società civile nella costruzione di una comunità mediterranea. Buona lettura!